Sì, oggi al Comitato Schengen abbiamo avuto l'audizione dell'ambasciatrice della Germania in Italia. È stata un'audizione importante dove l'ambasciatrice ha ribadito dei concetti chiari su Schengen, per esempio, dicendo che la Germania non lo sta mettendo in discussione, che ha dovuto introdurre dei controlli perché c'è stato questo flusso di migranti e anche, diciamo così, di richiedenti asilo in genere che non riuscivano a sostenere e dovevano distinguere tra chi era profugo e chi no. Ci sembra insomma che la Germania in qualche modo abbia compreso quanto l'Italia già da un anno e mezzo sopporta, cioè che il tema non è il tema dei rifugiati, a cui nessuno nega assolutamente l'asilo. Il tema è tutti questi richiedenti asilo, di cui molti rifugiati non sono, e che se approdano sulle coste, se arrivano ai confini, non si sa come gestire. Ha insistito l'ambasciatrice sulla creazione di questi hotspot in Italia, ci ha parlato lei non conosceva bene i numeri, ma c'è detto che da fonti stampa lei apprendeva di 5-6 hotspot. Io le ho fatto presente che probabilmente più che di parlare di hotspot in Italia si dovrebbe parlare di hotspot nei paesi di provenienza, perché non vorrei che il nostro paese diventasse il CARA dell'Europa, cioè che tutto l'onere di distinguere tra chi è rifugiato e chi no lo facessimo noi per tutta Europa. E lei ha detto che avevo ragione, e che effettivamente bisognerebbe partire dai paesi di provenienza e già lì individuare chi è rifugiato e chi no. Quindi io mi ritengo soddisfatta, mi sembra che ci sia una consapevolezza da parte della Germania anche di quello che sopporta l'Italia. Certo, quando si è iniziato a parlare del prossimo Consiglio, della possibilità di votare a maggioranza e non all'unanimità certi temi, insomma, ecco lì l'ambasciatrice non ha risposto, ma si comprende insomma la difficoltà. Per cui la verità è che si dovrà insistere nelle sedi europee, speriamo in questo Consiglio futuro del 22 settembre, speriamo in questo incontro che ci dovrà essere, speriamo che ci siano anche vertici straordinari, speriamo anche però che i vertici straordinari non siano poi l'occasione in realtà per i paesi, diciamo, che rifiutano di collaborare, di far sentire ancora più forte la loro voce e mettere in difficoltà chi come il nostro paese cerca nei limiti della possibilità di distinguere tra chi ha diritto ad arrivare e chi invece andrebbe rimpatriato. Un punto che tengo a sottolineare e che ha sottolineato tutto il Comitato è che crediamo che il Governo debba poter aprire eventualmente sugli hotspot europei soltanto a due condizioni però: che ci sia molto chiaro che c'è una collaborazione europea nella distribuzione delle quote dei migranti e altrettanto chiaro che si facciano però i rimpatri da questi hotspot a livello europeo tutti insieme. Se no, ripeto, rischiamo di creare dei CARA sulle nostre coste di filtro per tutta Europa.